quanto vi costa il conto corrente annualmente? Non me lo ricordo. Nell'ordine di grandezza di una trentina d'euro, mi pare. Niente, a me, mio marito bancario. Non mi viene assolutamente in mente. 40 euro all'anno. Sulle 300 euro annue. Considerando tutte quante le operazioni... Il mio non costa. Non costa? No. Cioè è gratuito? Sì, praticamente sì. 3 euro al mese. Il mio non ha spese perché è conto corrente online. Sai che aumenteranno? No, non lo sapevo. Questo lo so e quindi sono in procinto di riesaminare il tutto. Mi è arrivata una comunicazione che non ho capito. Terremo i soldi sotto il materasso. Gennaio 2020 ha visto lievitare i costi di tenuta dei conti correnti, del 29% per i conti online, del 27% per quelli presso banche tradizionali. A segnalarlo è SOS Tariffe, dopo un confronto con i dati relativi a gennaio 2019. Eppure, secondo Banca d'Italia, nel 2018 il costo medio dei conti bancari risultava inferiore al 2012. Nel corso degli ultimi 2 anni si registra comunque un incremento. L'altro dato interessante riguardava il netto divario rispetto ai conti online. Vediamo allora come stanno le cose oggi, facendo qualche calcolo con chi ci ha aperto le porte, partendo da un tradizionale conto sportello. Canone mensile di 4 euro. Dunque 4 moltiplicato per 12 mesi, 48 euro. Quanto è stato l'incremento quest'anno rispetto all'anno scorso? L'incremento è stato di 6 euro l'anno, quindi 50 centesimi al mese. Quindi questa cifra era 42 ed è diventata 48? Corretto. Qui sono compresi operazioni di addebito bollette, carta di pagamento e 2 prelievi al mese. La carta di credito è esclusa e ha un costo di 41 euro all'anno. Eccoci quindi a 89 euro, a cui se il nostro saldo medio supera i 5.000 euro, dobbiamo sommare i 34,20 euro fissi per i bolli statali. E il costo annuale sale a 123,20. Ma non è tutto. Per i prelievi su altra banca 2 euro, per i bonifici 4 euro allo sportello, 1 online. Ecco quindi che il nostro totale è destinato a crescere ancora. Questo è un conto pensato a una famiglia tradizionale. Passiamo allora al conto telematico. Il canone mensile del conto online è di 1,50 euro. Di quanto è aumentato rispetto all'anno scorso? Di 1,50 euro. Vale a dire che il canone a conto zero non esiste più. Il conto ha operazioni illimitate, una carta di pagamento inclusa, ma non è più a costo zero. Comunque sia, inclusi carta di credito e bolli, il conto online rimane più vantaggioso. Che cosa rimane escluso? Con questo conto direi nulla. Ma quali sono le motivazioni di questi rialzi? Le motivazioni che sono state segnalate sono ricondotte a una politica monetaria che determina un tasso negativo sui depositi che le banche devono dare alla Banca Centrale Europea. Non solo, centrali sembrano i 12,5 miliardi versati dagli istituti italiani tra il 2015 e il 2018 come contributo ai vari fondi. Sì, è una cifra che appunto prevede tutte le attività che le banche in questo momento devono fare in funzione della contribuzione ai tanti fondi per le risoluzioni, per la tutela dei depositi che in questo momento hanno determinato un incremento significativo. Qualche conto gratuito ancora esiste, lo ha promosso l'ABI con varie associazioni consumatori. È destinato alle fasce più deboli, redditi inferiori a 11.600 euro, pensioni inferiori a 18.000 euro. In tutti gli altri casi il vero risparmio sta nella capacità di individuare l'offerta più congeniale alle proprie esigenze. Grazie Giovanni Rezza, Epidemia.